Dicevo, allora un saluto per la Web TV degli studenti, per la battaglia che state conducendo con molta passione per la terra, nella terra dei fuochi. Sono contento di incontrarvi, di conoscervi tutti quanti, siete così giovani, abbiamo bisogno di voi, dobbiamo stare tutti quanti insieme. Avete ascoltato quello che ha detto il Presidente questa mattina, ci sono tanti nemici, in genere ci si ferma sempre sulla camorra, sulla mafia, invece ci sono questi poteri occulti dietro che rendono tutto più problematico, difficile e anche pericoloso, quindi dobbiamo stare insieme, essere capaci con intelligenza, volontà e con tanta speranza per richiamare questa terra alla sua vocazione delle origini. Quali sono secondo lei i nemici interni ed esterni oggi in Italia che minacciano forse la stabilità democratica, costituzionale del nostro paese? Ma credo che siano sempre gli stessi. Intanto questo scempio che vede coinvolta la nostra regione in particolare non sarebbe stato possibile se la camorra non avesse abbracciato in un modo maledetto l'imprenditoria italiana, almeno una certa parte degli industriali che hanno fatto questo patto scellerato con la camorra, e poi sempre questa politica alle spalle che tante volte è solamente ignava e altre volte purtroppo è anche collusa e corrotta. Insomma, questi tre poteri di cui la camorra sarebbe il volto più visibile hanno fatto quello che è sotto i nostri occhi, hanno condannato a morte un popolo. Nella nostra zona c'è un aumento incredibile di patologie tumorali e leucemiche che si sta estendendo anche altrove. Ieri sono stato in provincia di Frosinone, anche là a Ceccano, anche là lamentavano questo aumento di patologie, quindi qualcosa di molto serio e che riguarda soprattutto a voi, perché riguarda anche le future generazioni. Grazie. Grazie a voi. Grazie.